Questa mola nasce circa 30 anni fa, nasce con questo piano per essere una mola a tuttofare, diciamo. Poi nel 2018, cioè 5 anni fa, la modifico aggiungendo questo piano. E questo piano inizialmente stava un centimetro sotto al piano rotante. Quando io ho aggiunto questo piano, alzandomi, non riuscivo a trovare la spoglia giusta. Allora io ho aggiunto questi spessori. Questi spessori, e anche questo era a cuneo, proprio per far sì che il piano si girasse per dare la spoglia frontale giusta di circa 4-5-6 gradi. Questa si presentava così. Questa l'avrai vista sicuramente in qualche affilatura che ho fatto. Si presentava in questa maniera. Perché poi qui sopra ci andava questa lima, così, ecco, quindi questa mi doveva dare l'inclinazione giusta per affilare gli utensili. Ovviamente questa era una regolazione fissa che io ho trovato per affilare gli utensili, in special modo quelli per fare le filettature, che erano o a 55 o a 60 gradi. Adesso, per renderla più performante, ho creato questo. Quindi ho tagliato questo pezzo qui. Si vede ancora il taglio, che sarebbe questo. Poi ho aggiunto questa piastrina per appunto per montarci questo piano. Quindi ho fatto i calcoli, qui ho fatto anche due asole per far sì che questo mi possa regolare sia l'altezza e sia il piano per essere in squadro con i lati della mola. Per avere un riferimento sull'inclinazione, ho fatto questa battuta a fazzoletto che si monta qui. Quindi io con questa posso mettere una falsa squadra con coniometro per regolare i gradi di volta in volta. Questi ovviamente vanno regolati in base a diversi parametri, quindi vanno regolati in base allo spessore diciamo, alle misure del quadro da affilare e sia al diametro della mola. Poi ho dei disegni dove ho fatto delle simulazioni. Questo piano è costituito appunto da un piano che è 60x120 e poi ha un incasso di 15 mm per penetrare, diciamo, all'interno, perché questo mi dà la possibilità eventualmente di spianare i pezzi da questa parte qui. Poi ha questo pezzo cilindrico con le filettature da 8, dove però ho montato una brugola che qui non è filettata, e poi la parte non filettata entra per un pezzo di qui di circa 6-7 mm per avere il centraggio quando questo gira, la precisione del centraggio. Quindi ho messo questo disassato qui perché questo mi dà, diciamo, il piano d'appoggio e mi serviva per spostare la battuta in avanti. Lo spessore sono 6 mm, che è sufficiente. E questo è un materiale di acciaio trafilato. Adesso rimonto il tutto e poi ci rivediamo. Ho rimontato il tutto. Siccome che è difficile misurare con una squadra, allora ho regolato questa falsa squadra a 90 gradi. Facciamo la prova dall'altra parte.
con questo riferimento ho messo il piano a 90 gradi. Ecco, controlliamo. Adesso facciamo il riscontro dello squadro del piano da questa parte. Quindi dopo l'assetto in piano appunto del piano, faccio il riscontro facendo, diciamo, una mollatura frontale prima da una parte e poi dall'altra, quindi lui mi dovrebbe dare sempre lo stesso risultato. Allora adesso lo affilo prima dalla parte superiore, questo è un utensile che l'ho utilizzato lo stero per fare questa prova, prima lo utilizziamo lo affilo da questa parte qui in questa maniera. Questa è la superficie. Adesso gli metto un tracciante e lo faccio riscontro dalla parte contraria. Quindi prima l'ho affilato da questa parte superiore, adesso lo giro. Quindi vediamo che lui praticamente ricalca la stessa, perché qui il tracciante l'ha cancellato tutto, vedi? Quindi diciamo che stando più basso di 6 mm, cioè la metà di questo stelo, come affilo o da questa parte o da quest'altra, mi dà lo stesso risultato, avendo come riferimento lo 0. Questo sarà molto utile per avere un punto di riferimento poi quando si debbono fare le spoglie qui. Quindi si parte sempre da questa misura qui. Adesso è regolata un'altezza rispetto al centro rotante della mola, di questa mola qui, che è una mola di un diametro di 140 mm per 25, e quindi sta più basso 6 mm e dà questo risultato qui. Per comprendere meglio la regolazione di questo piano, ho fatto con il CAD una serie di disegni per fare appunto la simulazione del settaggio su questa mola da 140 mm di diametro. Allora, partiamo con il piano a 90 gradi, come abbiamo visto prima nella prova, con un utensile da 12 mm l'angolo viene pari. Ovviamente per angolo si intende le due punte, perché poi qui fa un arco, quindi mettendo la squadra questo è 90 gradi, come ho visto nella prova, che rigirandolo, facendo la mola questo rovesciato, lui comunque riprende lo stesso arco. E se vediamo qui poi invece, questo qui è da 10 mm, la linea di mezzeria sta più bassa, perché questa è 6 mm, come ho detto che il piano sta 6 mm più basso del centro rotante della mola, perché io ho ritenuto fare in questa maniera, perché normalmente gli utensili da affilare sono tutti da 12 mm. Sempre con il piano a 90 gradi, mettendo un utensile da 10 mm, cambia l'angolo. Quest'angolo qui è 89,2, mancano 8 decimi di grado, perché essendo più basso fa l'arco qui sotto, fa la punta più lunga. Per fare in modo di portare l'angolo a 90 gradi, in questa simulazione abbasso 8 decimi di grado, lo porto a 89,2 e lui mi fa la faccia a 90 gradi.
Poi in quest'altra simulazione abbasso il piano di 2,5 gradi, lo porto a 87,5. Ovviamente lui qui mi fa una spoglia di 2,5 gradi. Poi lo porto a 85 gradi, cioè una spoglia di 5 gradi. E vediamo che qui lui, per l'effetto della rotazione, mi fa una spoglia di 5 gradi scarsi, diciamo, perché 94,9. Quest'angolo qua si riferisce all'angolo di affilatura, cioè da punta e punta. Se però noi prendiamo l'angolo di taglio, io ho fatto una tangente qui, l'angolo cambia e viene 80,9, perché per l'effetto dell'arco il tagliente aumenta. Quest'altra simulazione è con una dima di uno spessore di 5 mm, sempre su un utensile a 12 mm. Vediamo che praticamente aumenta l'angolo da 94,9, va a 99, perché alzandosi cambia la forma, diciamo, dell'arco e incide più dalla parte inferiore. Quindi da 94,9, diciamo 95, va a 99, aumenta di 4 gradi, e anche questa da 89 a 76,5. Adesso vediamo la differenza con la mola di raggio 60, quello che cambia. Allora, mettiamolo così. Su questo utensile qui non cambia nulla. Cambia eventualmente soltanto la curva, perché essendo una mola più piccola la curva aumenta. Se andiamo qui, invece, già si nota la differenza, perché questo faceva un angolo di 89,1, questo 89,2. Poi prendiamo la differenza adesso su questo qui, fa un angolo di 92,4, e qui 92,5, aumenta sempre di un decimo di grado. Poi questo 89,9 e questo è 90, aumenta sempre di un grado per l'effetto appunto della differenza dell'arco. Vediamo adesso l'ultimo. Mettiamo così. Allora, questo 95 gradi e questo 94,9, sempre diciamo un decimo di grado. Questo era 99,5, questo è diventato 99, quindi praticamente ci sono è mezzo grado di differenza, da 75,6 a 76,5, quindi ci sono circa 9 decimi di grado di differenza. Questo appunto per dire che ogni diametro di mola e ogni assetto è a sé, e le varianti sono tante. Quindi io, ecco, ho voluto, diciamo, con questi esempi far vedere la differenza, e speriamo che ti è utile. Ho iniziato ad affilare gli utensili e li ho sgrossati, sia questo da 10 che questo da 12. L'inclinazione della spoglia, diciamo qui, ho regolato il piano a 3 gradi e mezzo, e questa di 4 gradi. Ora misuriamo questa. Allora, qui sta a 4 gradi. Misuriamo questa. Vediamo se riusciamo a farla vedere bene. Vedi? Questa. Ed ha, proprio per l'effetto di questa curva, vediamo se lo posso far vedere la tangente dello spigolo, vedi?
risponde a 7 gradi questo. Ecco qui, 7 gradi. Adesso misuriamo questa che era 3 gradi e mezzo. 2, 3, 5. Mettiamo bene. E anche questa, vediamo sempre la tangente dell'angolo qui, che risponde, che risponde su sta zona qui, diciamo. Quindi anche questo è sempre 7 gradi. Ecco. Quindi adesso vediamo come viene tutta la rifinitura. Siccome che vicino alla mola c'è la fresa, allora tutte le volte che affilo degli utensili la copro per bene. Allora, per questo da 12 l'angolo qui è di 3 gradi e mezzo. Anche qui c'è una spoglia, ecco, la vedi? Di 6 gradi. Adesso ho regolato il piano a 4 gradi per affilare questo da 10. Ne approfitto per affilare anche questo.
Ok, mi sembra sufficiente. Anche qui devo ammorbidire leggermente lo spigolo se farò delle torniture col frontale. Adesso ho inclinato questa parte a 89,2, cioè per avere la parte frontale, e faccio questa parte qui. Ovviamente però è orientata di circa 6 gradi qui per fargli la spoglia. Chiudiamo. Ho inclinato il piano fino a quando l'arco della mola corrisponde con quest'arco qui. Quindi la stessa cosa dovrò fare pure per questo. In questo caso va alzato, vedi? Lo guardo di lato e vedo quanto l'arco coincide. Ancora si deve alzare. Ancora un po'. Ok, ci siamo. Stringo. Okay.